Vado direttamente. Sì. Fai pure. Siamo qua a spallare un po' di fango a Borghetto per un motivo molto semplice, che quando c'è bisogno, bisogna intanto dare una mano, perché la solidarietà è la prima cosa che qualifica il nostro impegno politico. E poi ci sono altre cose, c'è ad esempio il fatto scandaloso che ci sono i soldi per la TAV o per il ponte sullo stretto di Messina e non ci sono i soldi per mettere in sicurezza il territorio. Qua c'è un vero piano, una vera grande opera da fare in Italia, che è fare i rimboschimenti, mettere in sicurezza le frane, mettere in sicurezza la montagna ed evitare che quando piove un po' di più, come è successo qui, bisogna raccogliere i morti, i feriti, le case distrutte, i ponti distrutti. Questo è il punto vero. E solo che non lo vogliono fare per un motivo molto semplice, che bucare in Val di Susa e fare le gallerie della TAV rende un mucchio di profitti per le aziende che lo fanno. Invece i lavori di rimboschimento, piuttosto che i lavori di riassetto idrogeologico del territorio, sono soprattutto lavoro manuale e quindi non c'è nessuno che ci guadagnerebbe niente, per questo non lo fanno. E allora noi diciamo la grande opera da fare non è la TAV o il ponte sullo stretto, ma è il riassetto idrogeologico del territorio. Poi voglio aggiungere una cosa. Noi siamo qua come comunisti, perché per l'appunto pensiamo che la solidarietà sia il primo punto che qualifica il nostro essere comunisti, e pensiamo che la politica non sia solo quella che si fa in Parlamento, ma è quella che si fa concretamente in mezzo alla gente. E saremo ancora qui tra 15 giorni, tra un mese, quando sarà passata l'emergenza, e ci sarà invece da litigare per evitare che i soliti furbi si facciano i soldi sulla ricostruzione. Saremo qui a cercare di costruire comitati popolari per dire alla gente: guardate, bisogna evitare di prendere come un fenomeno naturale né la speculazione né l'alluvione, e soprattutto non è un fenomeno naturale che ci siano i lazzaroni che ci guadagnano dopo che c'è stato un disastro. Perché siamo qua, perché noi vogliamo ricostruire un partito comunista che parta dal basso e organizzi la gente, perché al fondo il comunismo è la gente organizzata che decide di sé del suo futuro.